Avete commesso un errore a restare sull'isola. Vado a prendere la legna. Ha deciso di mangiarci? In questo momento io e i ragazzi stiamo andando su un'isola dove stanno accadendo cose davvero inquietanti. Il fatto è che un paio di giorni fa uno sconosciuto da un numero che non conosco, ecco qui la nostra corrispondenza, mi ha mandato un messaggio con le coordinate di questa particolare isola. Ha detto che è una delle cose più inquietanti del pianeta. Si dice addirittura che le persone scompaiano. Ecco perché ho riunito i miei amici qui oggi per vedere se quest'isola è davvero così spaventosa o è solo una specie di scherzo? Oggi con me ci sono Alina e Safik. 1, 2, 3, 4 ragazzi. Non sono favorevole a questa idea perché penso che quest'isola sia una cosa assolutamente spaventosa. Ragazzi, non credo proprio che ci sia qualcosa. È disabitata. Non c'è nessuno, quindi da chi si può rubare? Ma se non c'è nessuno, di cosa c'è da avere paura allora ragazzi? Come minimo è un'isola. Wow, che onda. Riusciremo a tornare a nuoto da qui? Abbiamo zaini pieni di cibo, tende e tutto quello che ci serve, in modo tale che se qualcosa dovesse andare storto noi potremo vivere su quest'isola per almeno una settimana. La prossima volta Rinesh va al posto mio. Eccomi qua, adesso io vi trascino di là. Bruno, ti bagnerai i pantaloni così? Non è un problema, la cosa principale è ormeggiare la barca. Adesso leggo la barca in modo che non vada da nessuna parte. Ragazzi, è passato molto tempo da quando ho remato su una barca come questa. È faticosissimo. Quanto è lontano? Ecco, ho gettato l'ancora lì. La barca non dovrebbe andare alla deriva. Andiamo a vedere cosa c'è dentro l'isola. Andiamo. Andiamo. A dire il vero, spero che chi mi ha mandato quel messaggio stesse solo scherzando. Ma voglio controllare. Ok ragazzi, eccoci su quest'isola spaventosa, se si crede a quello che ha detto quello sconosciuto. A proposito, secondo voi qual è la cosa spaventosa che vive qui? Bruno, io penso che ci siano molte cose spaventose qui e non saremmo dovuti venire. Non c'è niente di spaventoso qui ragazzi, cosa state facendo? È un'isola deserta, solo serpenti e insetti. Inoltre ragazzi, credo si stia facendo buio e forse dovremmo già accamparci. Ragazzi, beh, abbiamo già allestito il nostro campo. A proposito, ora abbiamo due tende. Guardate come sono eleganti. Una è rossa, enorme, a due posti. E l'altra, Safik, se ne è comprata un arancione. Eccola qui, guardate com'è. Sì, così sta bene con la felpa. Ma credo che si stia già facendo buio. È ora di accendere il fuoco. Ma non abbiamo la legna, quindi vado a prenderla. Vai, pensi che tu sia un professionista. Voi intanto sistemate il cibo. Beh, al cibo credo che ci penseremo noi, sì. La cosa principale è sistemare la legna qui, vai. Va bene, in caso sono al walkie talkie. Ok Alina, guarda, abbiamo un sacco di roccia, dobbiamo fare un posto per il nostro fuoco. Facciamo come nei cartoni animati, mettiamo dei sassi intorno qui e avremo il nostro fuoco. Qui non ci sono molti rami, ma questo è quello che ho trovato finora. Credo di aver trovato un posto dove ci sono altri rami. Ah! Che tipo di rami sono questi? Stanno crescendo dal terreno, sono un po' bagnati, non li prendo. Ragazzi, sono molto curioso. Sapete come accendere un fuoco? Beh, servono rametti piccoli e rami grandi. Questo è quello che brucia bene. Beh, è umido, ma cosa si può fare? Si possono trovare delle foglie. Ma perché la gente getta i rifiuti? C'è un sacco di spazzatura su quest'isola, guardate. Oh, a proposito, ecco i bastoncini. Ops. Quanti bastoncini ci sono? Guardate un po' ragazzi, una specie di pacchetto è stato portato qui dalle onde. Ragazzi, dei ramoscelli. Cosa cavolo è stato? Avete l'ultima possibilità. Rimanendo sull'isola state commettendo un errore. Veloce, dobbiamo dirlo ai ragazzi. Ai. La mia gamba. Ah, cavolo, cosa faccio? Oh, il walkie talkie, ragazzi, rispondete, rispondete subito, rispondete. Abbiamo preparato il fuoco. Spero che Safik si sbrighi a portare quanta più legna possibile, in modo tale che noi potremmo già preparare la nostra cena finalmente. Hai portato qualcosa? Certo che l'ho fatto. Ho portato con me un intero pacchetto di salsicce. Quale salsicce? Io ho portato i marshmallow. Quale marshmallow? Come fai a mangiarli? Beh, le salsicce invece se le cuoci, prima di tutto ce ne saranno per tutti. Ed è un ottimo cenone nel bosco. E sull'isola poi è particolarmente buona. Le salsicce devi prepararle a lungo, aspettare. Mentre il marshmallow lo metti al fuoco e lo mangi. È delizioso.
food. Guarda, si mangia da solo, è buona. Guarda che alla fine sono solo dolci. Questo invece è vero cibo. Credo che la decisione spetta agli iscritti. Beh, in generale sì. Credo che gli iscritti sappiano esattamente cos'è più gustoso durante un'escursione: le salsicce o i marshmallow. Io voto le salsicce. Bere marshmallow, bere marshmallow. Per favore ragazzi, anche a voi piacciono i dolci. Ragazzi, subito! Dobbiamo andare via, c'è un cartello! Quale cartello, Safi? Guarda qui, ci sono le salsicce! Quali salsicce? Andiamo a prendere il cartello! Allora, ci sono rami nella foresta o no? Ma quali rami? C'è il cartello, urgente, sbrigatevi, seguitemi! Ok, dai, andiamo, forza! Dov'è il mio zaino? È qui, nella tenda! Ecco, non perderlo più, dai! Perché non mi sento a mio agio senza! Dai, mostratemi dov'è il tuo cartello! Lì, veloce, su quell'albero c'è un cartello! Quale albero? Quale cartello? Ma come? Qui c'era un cartello su questo albero, appeso! Sei sicura che... Sono sicuro! C'era quel cartello! Sì, era appeso qui il cartello! C'è un cartello invisibile, vero Safik? Sta solo scherzando, Safik! Dai, andiamo a grigliare le salsicce e riposiamoci per bene in questo campo! Cavolo, ma qui c'era un cartello al 100%! A quanto pare le sono cresciute le gambe e sono andata! Non c'è nessun cartello, Safik! No. Ecco, Safik, questo è quello che ci serviva fin dall'inizio! Ci serve, ma lì c'era il cartello! Andiamo! Oh, ecco il nostro campo! Finalmente faremo le salsicce, Safik! Sì, sto morendo di fame! Ne abbiamo passate tante qui con questi bastoni, rami... Almeno le zanzare non hanno mangiato le salsicce. Come si fa? È la prima volta che vai in un bosco. Beh, non lo so, di solito premo il pulsante del fornello ed è subito caldo. Non funziona così, ti faccio vedere. Un vero escursionista prende sempre un... Hai un fornello lì dentro? O un accendigrill liquido con me. Versiamo. Ascolta, sei davvero bravo in questa cosa del campeggio. E adesso finalmente faremo delle salsicce, solo che non abbiamo portato gli spiedini. Ancora tu, come al solito. Prendi un bastoncino, mettici sopra la salsiccia e grigliala. Esatto, Safik, sei un genio! Ecco a te, Safik, il tuo marshmallow sta per bruciare! Ecco, iscritti, guardate com'è bruciacchiato! Bellissimo! È così che si mangia, così! Beh, comunque preferirei una salsiccia. Si cuocerà in circa 7 minuti e sarà pronta. In realtà quest'isola mi piace così tanto che non so perché l'abbiano chiamata spaventosa. Comunque qui c'è qualcosa che non va. Cartelli, altre cose che non si capiscono. Ok, ho una salsiccia pronta. Si sta facendo tardi, vado a letto. Non rimanete svegli fino a tardi, altrimenti potrebbe succedere qualcosa di terribile. Sì, vado a letto anch'io, è ora di andare. Ragazzi, alla fine sono da solo. Probabilmente anch'io andrò a letto ora. Ma un'idea, ho portato con me una telecamera nascosta e penso che la metterò qui da qualche parte, la metterò così in modo da poterla vedere dalla mia tenda e dopo andrò a letto e ci vediamo domani mattina, credo, almeno lo spero. Avete sentito? Ragazzi, ho sentito qualcosa! Ragazzi, guardate! Sì, credo che Safik stia organizzando qualcosa di nuovo. I cartelli sono ovunque, ha portato con sé anche le bambole voodoo. Ha uno zaino pesante, pieno di ogni genere di cose divertenti. Ma Bruno, stai scherzando? Ah! Ragazzi, là! Ah! Ragazzi, usciamo di qui, prendi lo zaino! Capisco! Scappiamo di qua, ragazzi! Ragazzi, usciamo da qui! Barca. Non lo so ragazzi, l'avevamo lasciata qui la barca. Io l'avevo legata proprio qui. Dove hai lasciato la barca? Dove? Ma non lo so, non è qui, da nessuna parte. Bruno, ti avevo detto che era una cattiva idea. Oh ragazzi, non facciamoci prendere dal panico. Magari l'avranno parcheggiata da qualche altra parte. Non so, forse c'era un po' di vento, ma credo di averla legata bene. L'importante è che tutto vada bene. Torneremo a casa stasera, ve lo prometto. Cerchiamo quella barca, forza. Allora, avete visto la barca? Cavolo, che rocce! Fate attenzione, ragazzi! Salta giù! Forza, Safik, dai! Attenti! Non lo so, stiamo davvero girando in tondo! Questa barca non si vede! Sì, ragazzi, siamo persi! Stiamo girando in tondo! Dove ne siete accorti? Torniamo al campo, dai! Non riusciamo a trovare questa barca! Dobbiamo tornare indietro! Allora ragazzi, riprendiamo le forze nel nostro campo e troviamo questa barca. Non può essere sparita nel nulla.
Ragazzi, chi è quello? È proprio un... Credo che sia solo uno scherzo. Sai, se c'è qualcuno che capisce cosa sta succedendo su quest'isola, è questa persona. Se questa si può chiamare persona, andiamo tutti insieme. Salve. Questa è la mia isola. Non siete i benvenuti. Venendo qui, spaventate le mie bambole voodoo e ve ne andate in giro a fare baccano. Ma dovete andarvene. Ve ne dovete andare da qui, vero? Certo che sì. E che alternative ci dai? Vi aiuterò, ma prima dovete rimettere tutta la mia famiglia al suo posto. Tutte le mie bambole voodoo. Ognuno di voi deve trovare 3 bambole e riportarmele. Poi potrete andarvene da qui. Abbiamo bisogno di consultarci. 5 secondi e torniamo. Sì. Ragazzi, ovviamente pazzo, ma ci serve la barca. Se ci promette di restituirci la barca, accettiamo l'accordo. Che ne dite? Penso di sì. Sì, sono d'accordo. Allora dai, andiamo a comunicare la nostra decisione. Allora, ci restituirai la barca se troviamo queste bambole voodoo, giusto? La restituisco. Non abbiamo scelta. Tanto è lui che ci ha rubato la barca, si vede, eh. Cerchiamo di trovarla in fretta e di tornare a casa presto. Andiamo, ognuno ne troverà 3. Allora, dividiamoci e ci vediamo qui di nuovo. Andiamo allora. Andiamo. Cosa ne hai fatto della mia telecamera? Farò lo stesso anche a te. Ok, è meglio non discutere. Chi diavolo è questo tizio? È entrato nel nostro campo e ha mangiato tutte le salsicce e mi ha fatto cercare delle bambole voodoo. Come faccio a sapere dove vivono? E se fossi una bambola voodoo, andrei a prendere il sole sulla spiaggia. Che altro dovrei fare? Beh, comunque non ho nient'altro da fare. Andrò in giro per l'isola a cercare queste... Bene, 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 chi abbiamo qui? Ragazzi, questa è la prima bambola voodoo. Pensavo che sarebbe stato più complicato. Spero che i ragazzi siano altrettanto veloci. Eccoti qua. Ragazzi, perché cercare una bambola quando si può farne una? In realtà mi è venuta un'idea, un imbroglio. Ho capito come fare delle bambole anche per ragazze. Ecco, prendi un bastoncino o qui un altro pezzo di legno e avremo bisogno di un mattoncino. Stai cercando di ingannarmi? Ti ho detto chiaramente che le bambole si trovano esattamente sull'isola. Per la tua insolenza e astuzia la pagherai per bene. È più difficile di quanto pensassi. Questa ricerca voodoo. È lì che vive tuo fratello, me lo dici? Non vuole parlare. Andiamo più avanti nella giungla. Ci devono essere bambole voodoo da qualche parte. Dove andate di solito? Bambole voodoo, dove andate? Opa! Pensavo fosse impossibile. Beh, sono 2 bambole. È ora di cercare la terza. Ragazzi, non riesco a trovare queste bambole voodoo. Non so nemmeno dove siano. Accidenti. Cos'è questo? Cavolo! Credevate che fosse facile lasciare quest'isola? Vi sbagliavate! Dov'è la terza bambola, amico? Ragazzi, ancora una e poi basta, la barca sarà nostra! Sofik! Sofik, sta arrivando, fermati! Dove sei, Sofik? Che razza di trappola è questa? Aiuto, Sofik! Alina! Ce la faremo, Alina, non preoccuparti. Sherry, ci mangeranno, io l'ho detto. Guarda, non c'è modo di uscire da qui. Dobbiamo escogitare un piano. Non funzionerà. Voi restate lì. Vado a prendere un po' di legna per il fuoco. Ha proprio intenzione di mangiarci? Sì, avevo detto che ci avrebbe mangiato e ci mangerà. Io non sono commestibile. Non lo so, proviamo a forzare questa gobbia. Forza. 3. Andiamo, 1, 2, 3. Oh, che gabbia scadente. Abbiamo rotto. Diamoci un 5, Alina. Sì. Qui viene fuori anche un 15. Ora dobbiamo andarcene in fretta.
È un cappello. Aspetta, non toccarlo, attento. Credo che abbiamo perso qualcosa. È una mappa? Santo cielo, è una mappa dell'isola. Ci sono le coordinate della barca. Ma io so dov'è. Dai, ragazze, andiamo. Aspettate, siete sicuri che non sia una trappola? Non abbiamo scelta, Safik. Questo è vero. Forza, ragazzi, scappiamo, veloce. State fermi là. Non riuscirete a scappare. Da questa parte. Penso che sia qui. Ecco la barca. Mettiamola in acqua, Safik. Forza, da santa. Fermi. Non mi sfuggirete comunque. Andiamo. Non c'è nessun posto dove scappare. Ci rivedremo. Ragazzi, alla fine siamo riusciti a trovare quella barca e a scappare da quest'isola. Non mi lascerò mai più ingannare da questi SMS. Bruno, ti avevo detto di non venire qui. Dai, che andrà tutto bene. Forza, navighiamo, navighiamo finché siamo vivi. Forza. Meno male che abbiamo trovato questa mappa. Bene, ragazzi, cliccate a testa su questo video. È assolutamente da vedere per voi. Dai, ragazzi, clicca qui, non... fratello, subito. Premi qui. Non so nemmeno se riusciremo a tornare a casa. Credo che tu abbia cliccato. Forza, ciao, alla prossima. Ciao, ciao.